Jack, scena 1, zona 2, va in onda la democrazia. Siamo qui, e non sono da solo come avete notato, siamo qui perché aspettiamo che dopo più di un mese, dopo parecchie sedute, si prenda in considerazione il punto che riguarda la possibilità di riprendere le sedute in toto del Consiglio di zona. A questo stiamo aspettando e mi auguro che stasera l'ordine del giorno finalmente si arrivi al punto famigerato. Grazie. Grazie, quello che ci auguriamo anche noi. Buonasera. Buonasera. Ci vuole raccontare com'è andata la seduta consigliare? Sì, dunque di cosa vogliamo parlare? Della mozione del Movimento 5 Stelle presentata il 19 di luglio sulle riprese audio e video in consiglio di zona e nelle sale commissioni? Dunque, bene, è andata come previsto. È andata che si sono coalizzati il PD e la Lega, pensate, è incredibile. PD e Lega. E PDL anche. PDL, Lega e PD si sono coalizzati. Perché la maggioranza sapeva che il SEL era contrario ai loro emendamenti, sapeva che l'IDV era contrario ai loro emendamenti, sapeva che i Verdi erano contrari ai loro emendamenti, la lista Boldrini era contrario ai loro emendamenti. Siccome non sono più da andare a raschiare i voti, vanno dall'opposizione a raschiare i voti. Hanno fatto due emendamenti sulla stessa mozione, praticamente hanno tolto la libertà a qualunque cittadino di entrare in consiglio e in commissione a fare le videoriprese e a divulgarle su canali internet come possa essere YouTube o Ustreaming. E hanno imposto che sia il comune a occuparsi di questa cosa, perché loro sanno bene che il comune è celere nelle scelte, nel divulgare fondi alle zone per poter andare avanti in maniera telematica. E quindi hanno deciso che sarà il comune, dopo un'attenta visione dei costi e benefici che può avere questo tipo di servizio verso i cittadini, a decidere se il settore sarà in grado di gestire questa cosa. Nello stesso tempo però è importante che qualora il comune possa poi pubblicare queste informazioni in internet sia vietato il poter scaricare il file in download da parte dei cittadini. Così devi per forza andare lì, guardarlo quando hai tempo e non puoi con calma scaricartelo e guardartelo magari in panciolle sul divano, ma devi stare sempre lì sul computer. Questo vento arancione insieme alla Lega, insieme al PDL, quindi la vecchia politica insieme alla nuova vecchia politica, è il modo per avvicinare i cittadini grazie a questa nuova maggioranza.
Grazie.